L'impianto nucleare di Fukushima Daiichi, gravemente danneggiato dal sisma e dallo tsunami del marzo 2011, continua a richiedere costosi interventi per essere messo in sicurezza. Il governo giapponese ha deciso di affiancare la società di gestione TEPCO, finora lasciata sola a gestire i numerosi problemi della centrale. La mossa del governo di Taro Aso arriva dopo la fuoriuscita nell'oceano di acqua radioattiva dal reattore, alla quale si cercherà di porre rimedio con la costruzione di una barriera sotterranea costituita da terreno sottoposto a speciali tecniche di congelamento. L'intervento, del quale si farà carico il governo, ha un costo di 32 miliardi di yen. A questa cifra si aggiungeranno altri 15 miliardi di yen per il trattamento delle acque, per un totale vicino ai 500 milioni di dollari. La ricapitalizzazione di TEPCO dopo l'incidente era già costata alle casse pubbliche 10 miliardi di yen.